Eccoci qua, siamo con Dario delle officine Mermaid e siamo qua per raccontare un po' quella che è la nascita di questa struttura. Siete presenti sul territorio milanese da circa 6 mesi e devo dire che entrando qua si percepisce subito che tutto nasce da una grande passione, la tua, vero? Sì, esattamente, nasce nell'89 comprando la mia prima Harley e poi coltivando questa passione negli anni. 3 anni fa invece decido di mettere in piedi questa cosa, dopo studi e insomma con degli amici abbiamo messo su questo progetto e quindi da 6 mesi stiamo cominciando a lavorare e vedo che c'è un ottimo riscontro. Stasera questa è la prova generale, la prova del 9 come si suol dire, e mi sembra che c'è stato un buon riscontro. Ecco. Ama la cultura custom come te, quindi fin da bambino, da ragazzino sognando e sbavando, come mi dicevi tu, davanti alle vetrine delle concessionarie, è bellissimo, no? Poter ricreare e contagiare anche questa passione per il custom. Sì, è un sogno che si avvera, i sogni logicamente per poterli mantenere vanno anche studiati, però è la passione che ti spinge a fare tutto questo. Noi siamo contentissimi della riuscita di questo posto e speriamo che insomma vada sempre così. Sicuramente l'anno prossimo ci sarà un altro appuntamento, sicuramente ci sarà ancora un gran fermento. Alle nostre spalle, Dario, c'è un gioiello e poi tanti altri accessori. In realtà noi ci troviamo in quella che è una vetrina un po' particolare, anzi direi particolarissima, un po' speciale, ovvero una vetrina interrata, perché la gente ci sta camminando sopra la testa. Abbiamo avuto prima modo di vedere con le nostre telecamere, quindi da qua si percepisce subito che si possono vedere cose mai viste, no? Mai viste, esattamente. E niente, anche questo nasce dal mio lavoro che insomma è di costruire case, e quindi il progetto è stato realizzato da me insieme in collaborazione con la CEG, che è uno studio di architettura qui a Milano, e diciamo tutto quello che vedete invece per quanto riguarda l'abbigliamento è curato da Stefania Colussi, mentre le motociclette diciamo sono studiate da me e poi logicamente eseguite da chi si intende di fare, no, i lavori sulle motociclette. Un saluto a tutti gli amici di Custom Culture Art Show 2009 da Mr. Roccia. Rubiamo due parole a questo nostro amico che arriva da là, quindi tu abiti qua? No, abito a Milano. Come ti chiami? Gianfranco. Allora arrivi qua? Ian. Come? Per gli amici Ian. Ian, quindi Ian arriva qua per questo evento magnifico, ti stai divertendo? Sì, abbastanza, un sacco di amici, un sacco di moto, raro a Milano, quindi non si poteva mancare. È bello, devo dire che ci sono un sacco di novità, hai già visto qualcosa? Sì, novità, a parte che a Milano novità sempre, in moto le novità è una via l'altra e devo dire che qua c'è un bel panorama. Pleased to meet you. Hope you guess my name.
Ciao, buonasera. Come ti chiami? Roberto. Dove sei? Sono di Torino, il mio nome è Roberto, ma in arte custom design. Bene. Cosa stai facendo? Vedo stai lavorando su un casco, vedo che stai personalizzando questo casco. Sì, sto facendo il casco per una coppia di ragazzi che mi hanno voluto far fare due caschi uguali con la scritta Soul Power. E gli sto facendo una scritta in tipico stile californiano di lettering a mano. Bene, hai fatto anche altri lavori oltre a questo stasera? Hai presentato qui in questa occasione? Sì, ho fatto un pannello che è quello lì che metteremo all'asta della beneficenza della festa. E poi vabbè, c'è un muro con le mie opere, quelle più importanti, che ho portato qua in esposizione. Bene, Romano, che ha coordinato tutto quello che è all'interno di questa stanza, quindi parliamo di arte legato al mondo del custom. Cosa vediamo oggi qua? Qui abbiamo una raccolta di tre dei migliori artisti giapponesi più una ventina di artisti italiani, artisti legati direttamente al mondo del custom, quindi la customizzazione di moto e auto, ma anche artisti che vengono dal tatuaggio, dall'illustrazione. Siamo riusciti, diciamo, in questo evento, grazie al supporto di Officina Marmaid e di Lowride Magazine, a creare questo evento nel cuore di Milano.